l'abbiamo già votata, eh. È iscritto a parlare il senatore Nencini, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento che oggi l'Aula discute annovera due ordini di problemi, uno di merito e uno di metodo, ma soprattutto annovera una perdita di una opportunità e di un'occasione. In Aula abbiamo dibattuto più volte, in ragione del coronavirus, anche dell'organizzazione dei poteri dello Stato. E abbiamo condiviso a lungo la considerazione, maggioranza e opposizione, quindi in maniera trasversale, che ridisegnare post-Covid i poteri dello Stato appartenesse ad una condizione favorevole, condivisa, trasversalmente condivisa, da parte dei rami del Parlamento. Perché non c'è dubbio che nel corso di questi mesi, a dire il vero non soltanto in Italia, si siano ridisegnati poteri e funzioni in ordine e in virtù di una verticalizzazione delle funzioni statuali. Quindi quale migliore occasione questa, ora che stiamo affrontando la pandemia con decisione, con determinazione, direi anche con buonissimi risultati a differenza di altri stati, quale migliore occasione per fermarsi ed aprire una fase costituente che all'interno prevedesse anche una revisione del numero dei parlamentari, ma dentro un'organizzazione dei poteri dello Stato organica e costituzionalmente definita. Lo dico perché una cosa è prevedere il taglio dei parlamentari prima di questa vicenda drammatica e altra cosa è discuterne a monte di questa vicenda drammatica. Tralascio il fatto che chi allora condivideva queste mie stesse ragioni, avrebbe usato gli stessi argomenti che uso io, oggi ne userà dei diversi e io l'ascolterò decisamente molto volentieri. Lo dico e sottolineo questo aspetto perché si prefigurano qui due ordini di Stato, mi riferisco al e guardo negli occhi il rappresentante del governo, e non c'è dubbio che sia così e quindi perdiamo una doppia occasione, perché c'è chi ritiene che lo Stato prossimo venturo debba organizzarsi sulla base di due pilastri che siano un esecutivo più forte e presidenti di regioni più autorevoli in una sorta di binomio non costituzionalmente previsto ma di fatto organizzato, e dall'altra chi come me ritiene, ma non da solo, che invece si debba procedere verso una tripolarizzazione nuova. Poteri legislativi consolidati da una parte, società di mezzo rafforzata dall'altra e più che i governatori, i sindaci, se vogliamo davvero lavorare per una rinascita che coincida con un rinascimento di questo Paese. Tre considerazioni, signor Presidente, prima di arrivare alle conclusioni. Chi legga il decreto noterà, scritto in maiuscolo, sei volte la parola Covid. Questo vuol dire che è stato organizzato il decreto tenendo conto, e non si può fare diversamente, di una emergenza continuativa. Se è così e non si è conseguenti, mi viene in mente una battuta del comico Guzzanti quando diceva: solo ripetendo gli stessi errori si ha la certezza di eseguirli alla perfezione. Perché non possiamo nemmeno, signor Presidente e membro del Governo, mettere sulla nostra scacchiera, e l'abbiamo fatto giustamente, una polemica avviata con il governo francese quando tenne le elezioni comunali nel cuore della pandemia, e allo stesso tempo, ed è la mia terza considerazione, quella finale, eseguire una procedura che ricorda un errore drammatico compiuto dal governo francese, che oggi viene ammesso anche dal presidente Macron. Tralascio la questione della raccolta delle firme. Io appartengo, signor Presidente, a un partito che ha una grande storia, ma anche per ragioni anagrafiche ho vissuto soprattutto la fase successiva. E quindi so cosa significa raccogliere le firme, so cosa significa chiedere le autocertificazioni. Per altri questa procedura è una procedura grammaticale da testo universitario. Per Emma Bonino, per chi le parla e per molti altri, anzi non so se per molti altri in quest'Aula, il significato invece è un significato reale,
su come funziona questo meccanismo. Ma lo metto da una parte e vengo ai tre punti per arrivare alla proposta finale, che è quella di una separazione dei tempi delle consultazioni elettorali di qualsiasi ordine e grado esse siano rispetto alle procedure referendarie. Primo, l'Italia, se non ricordo male, ha adottato nel 1978 il Patto internazionale sui diritti civili e politici. Se si adotta una misura o un provvedimento bisogna esserne conseguenti, perché questo potrebbe essere un motivo di incostituzionalità della norma, proprio perché quel patto prevede parità di condizione nelle informazioni e nell'espressione del voto. Oggi il comitato che fa seguito a quel patto sostiene che questa misura e questo contenuto non viene esperito dalla norma della quale oggi siamo in discussione. Secondo, le consultazioni di cui stiamo parlando rispondono a criteri, a motivazioni e a ragioni normative diverse. Ne cito una. Nel referendum l'astensione è considerata una modalità di espressione della volontà del singolo cittadino, ma non è così nell'elezione. È vero che è stata depennata una forma di censura risalente all'immediato dopoguerra, ma è altrettanto vero che chi non vota viene annoverato nella categoria di un disvalore etico e morale. Il referendum non risponde a questo criterio, anzi lo ribalta, lo rovescia, quindi mettere assieme due fattori di questa natura è un fatto decisamente, dal punto di vista normativo, decisamente contraddittorio. E poi vi è in conclusione il dato finale, che è quello degli elettori e delle elettrici italiane all'estero. Il numero è stato ricordato, 4,5 milioni, ma non si è ricordato che di questi 4,5 milioni, 1,5 milioni appartengono al Sud America. Il Sud America, signor Presidente, membro del Governo, è chiuso. Ci sono città lockdown e ci sono città che hanno avviato soltanto ora la fase 2. Che tipo di campagna elettorale si fa? Come votano i nostri concittadini da Buenos Aires a Rio de Janeiro a Panama? È una domanda oziosa o è una domanda alla quale il governo deve una risposta se unifichiamo le due procedure elettorali? Dove le città sono lockdown, i consolati sono chiusi. Se sono chiusi, come fanno a espletare le loro funzioni? Dove si è passati dal lockdown alla fase 2, e immagino, spero, auspico, vorrei che si passasse immediatamente all'altra fase, ma dai dati che leggo sul Sud America le cose non stanno assolutamente così. Gli uffici sono stati da poco riaperti, ma solo da poco, hanno poco personale, manca l'aggiornamento anagrafico elettorale e siamo alla metà di giugno, immagino non abbiano da espletare un discreto lavoro arretrato. Aggiungo che ci sono servizi collaterali indispensabili che non dipendono dalle procedure ministeriali. Tutto quello che riguarda tipografie, poste, trasporto aereo, che è figlio di una condizione pandemica che può evolvere in alto o in basso. Chi è nella condizione oggi di giudicare che piega potrà prendere, dico ad esempio, in Brasile? Allora, se le condizioni sono queste, e la norma, e concludo Presidente, dice che la campagna normativa deve iniziarsi almeno 60 giorni prima dell'indizione del referendum, chi è in grado, e mi rivolgo al governo, di garantire che una norma di buonsenso, prima ancora che di legge, possa essere garantita? E lascio il punto di domanda alla fine. Da qui la mia considerazione che le due procedure debbano essere separate. Basta rileggersi una frase che è quella che riguarda la differenza fra il senso comune e il buonsenso, mi pare sia il capitolo 31 dei Promessi Sposi, sempre il Manzoni, quando dice: se in qualcosa la memoria del tempo, cioè di allora, concordava, era nell'attestare che non fu fatto assolutamente nulla. Grazie.